sarà che parliamo di un gran cantastorie, ma il fatto è che fu Boccaccio innanzitutto a elaborare mille storie su se stesso, a raccontarci versioni fantastiche della propria vita e a rendersi protagonista della più scatenata delle sue novelle. Giovanni Boccaccio nasce in Francia da una nobil donna, figlio illegittimo del re. Nacque a Firenze, o forse a Certaldo, tra il giugno e il luglio del 1313 da Boccaccino di Chiellino e probabilmente da una serva di casa. Di estrazione mercantile, il padre e lo zio decisero di portarlo a Napoli per farlo lavorare con loro presso il Banco dei Bardi. Ed è qui a Napoli che incontra l'amore, Fiammetta, la donna della vita. Fiammetta forse non era neanche esistita, era più un simbolo, e Napoli la città della sua formazione culturale. Finché l'amore non finisce. Finché non ritornò a Firenze. Ma quella Napoli esorbitante, piena di storie, di amori, di mercanti, si tramuterà in inchiostro per il suo capolavoro Massimo. Un libro scritto per lenire le pene d'amore, no? Non è più il tempo delle favole, è il tempo degli uomini, della nuova realtà e di qualcuno che la incarni, i mercanti, i borghesi, i banchieri, la classe del giovane Boccaccio che aspetta di essere narrata. Mentre nell'Italia centro-settentrionale si andava affermando l'autonomia dei comuni, il meridione della penisola vede il susseguirsi di forti monarchie che vi esercitano stabilmente il proprio dominio. All'inizio del XIII secolo, Federico II di Svevia intraprende un'intensa attività di governo su tutto il meridione della penisola. Nel 1222 visita Napoli e individua in essa un caposaldo per il mantenimento dell'impero. Compie perciò ampi lavori di sviluppo urbano, riorganizza la vita pubblica e la giustizia e vi fonda l'università che oggi porta il suo nome. Con la scomparsa di Federico II, lo Stato Pontificio, da tempo in lotta con l'impero, vede la possibilità di eliminare definitivamente i discendenti della casa Sveva. Per riuscire nell'intento, chiama in aiuto il francese Carlo I d'Angiò, principe di solida fede cattolica. Una volta assicuratosi il dominio del regno, Carlo I sceglie Napoli come nuova capitale. A inizio per la città, un periodo di grande sviluppo, che vede l'ampliamento delle mura, la costruzione di importanti chiese, splendidi palazzi e grandi fabbriche. L'economia cresce enormemente, favorendo l'aumento della popolazione e facendo di Napoli la prima metropoli d'Italia. Alla crescita economica si associa una rinascita culturale che avrà piena espressione alla corte di Roberto d'Angiò, nipote di Carlo I. L'eclettico sovrano favorisce lo sviluppo delle arti e delle lettere, ospitando e sostenendo poeti come Petrarca e artisti del calibro di Giotto e Simone Martini. Lo stesso Boccaccio scopre la sua vocazione letteraria presso la corte angioina e in questo vivace clima intellettuale compone le sue prime opere.